26.000 tesserati, di cui 3.000 professionisti, in oltre 100 attività sportive differenti, con 26 sezioni agonistiche. Sono solo alcuni dei numeri da capogiro del CUS, il Centro Universitario Sportivo di Torino, che ha inaugurato la 65esima stagione di attività. L'impegno quotidiano è supportato da importanti risultati. I ragazzi del rugby si fanno onore nel campionato di Serie A dopo aver raggiunto la promozione lo scorso luglio, mentre la squadra femminile di pallavolo e quella maschile di basket militano in Serie B. Accanto ai prestigiosi risultati agonistici, il CUS è impegnato quotidianamente a creare una cultura sportiva nei giovani e a valorizzare la città con impianti sportivi all'avanguardia. A questo riguardo, il presidente Riccardo Delicio ha le idee chiare. Alcuni quartieri non offrono abbastanza dal punto di vista sportivo. Abbiamo il caso più lampante, è la nuova struttura del Campus Einaudi, dove è una bellissima struttura che ha arricchito una città universitaria come Torino. Sicuramente questa struttura ha una carenza che è stata individuata anche dal mondo accademico, dal mondo universitario, dalla nostra città sull'impiantistica sportiva, sul servizio sport. Stiamo lavorando per trovare insieme alla circoscrizione un impianto idoneo per poterlo fare diventare un impianto universitario. Sono 7 gli impianti sportivi gestiti dal CUS già in funzione. 4 a Torino, 2 a Grugliasco e 1 a Villanova d'Asti. Proprio in quello torinese di Via Braccini, da quest'anno una novità impreziosisce la già ampia offerta: l'apertura domenicale dei campi di tennis, calcio a 5 e a 7 e il circolo di golf. Ma non è tutto. Sport come paracadutismo, tandem, canottaggio e freestyle sulla neve sono alcune delle offerte che poche città in Italia possono vantare. Chiunque può avvicinarsi a queste attività grazie ai corsi che il CUS mette a disposizione. Ci siamo organizzati a creare corsi di formazione, corsi specializzanti e naturalmente abbiniamo questo a, diciamo, a prezzi altamente scontati da parte di tutti quelli che comunque hanno piacere di collaborare con il mondo sportivo universitario. E anche per i successi dei ragazzi del CUS e per la diffusa passione sportiva della città, che Torino si è aggiudicata l'investitura come capitale europea dello sport nel 2015.